Studiare al variare di x appartenente a R più il carattere delle serie. La serie A, somme per n che va da 0 all'infinito, di aperta la quadra, pi greco mezzi meno l'arco tangente di x alla n, chiusa la parentesi quadra, e la seconda serie B, somme per n che va da 1 all'infinito, di n elevato x, che moltiplica aperta la tonda 1 fratto la radice quadrata di n, meno l'arco tangente di 1 fratto la radice di n, chiusa la parentesi, tonda. Ciao e buon sabato. Sabato 19 maggio, Salvatore dalla Sicilia mi scrive: Salve professor Cerroni, sono uno studente dell'Università di Palermo, iscritto alla facoltà di Ingegneria Informatica. Abbiamo già proposto, mi sembra, testi proprio da questa facoltà e da Palermo. Recentemente il professore di Analisi 1 ha lasciato questo testo che allego in foto. Salvatore mi ha mandato una foto scritta da lui molto chiara, per la verità, di tre esercizi, tra cui ci sono queste due serie da risolvere. Ma nessuno di noi è stato in grado di passare l'esame. Qualora fosse possibile, nei limiti di tempo, potrebbe quantomeno svolgere la parte inerente alla funzione e magari una serie o anche un limite. Ho come l'impressione che per il docente esistano solo, mi ha scritto tra virgolette, i suoi modi. Grazie mille, aspetto una sua risposta. Saluti dalla Sicilia, buon fine settimana. Allora, la mia risposta, eccola qua, caro mio amico Salvatore. Saluto come al solito gli amici della Sicilia, so essere in tanti che seguono il canale. Caro Salvatore, qui ci sono tre esercizi: c'è uno studio di una funzione e poi di una. Poi dove richiedono il grafico anche della funzione integrale associata all'f di x. Francamente, ci sono anche due limiti. Io, Salvatore, mi permetto di risolvere, visto che è un po' che non le faccio, che non ve le vediamo. Queste due serie numeriche, di cui la prima l'ho scritta qua, poi la seconda la scriveremo. Secondo me sono molto semplici. Vediamo, ti faccio vedere come le avrei risolte io. Ditemi anche voi, cari ragazzi, del sabato come le avreste risolte. Allora, qui abbiamo a che fare con una serie. Intanto possiamo subito stabilire il segno di questa serie, no? Poi verificheremo come al solito la bontà della condizione necessaria, verificheremo la condizione necessaria e poi andremo a vedere, a scegliere un opportuno criterio di convergenza, perché ci chiedono appunto, non ci chiedono la somma, quindi già questa è una buona cosa, ci chiedono il carattere, appunto, di studiare il carattere di queste due serie. La prima, allora, intanto bisogna dire una cosa, diciamo che possiamo individuare il carattere di questa serie, cioè, voglio dire, per vedere se è una serie a termini positivi, una serie a termini di segno negativo, termini di segno alterno, termini di segno costante, eccetera, dovremmo intanto ricordarci una piccola. Voglio ricordarvi intanto alcune piccole proprietà, limiti notevoli, possiamo chiamarli così. Vi ricordo che il limite per x che tende, per n che va all'infinito di x alla n, vediamo quanto vale. Vi ricordo che x alla n, l'avete capito, è ovviamente un esponenziale. X ci dicono essere un reale positivo, quindi x vuol dire che è strettamente maggiore di 0. Vi ricordo che il limite quando n va all'infinito di a alla n non vale necessariamente sempre infinito, vale infinito, mettiamo infinito, positivo o negativo, se a risulta essere maggiore di 1, vale 1. Se a è uguale a 1, vale 0, in questo caso, se a è compreso tra 0 e 1. Facciamo notare che a proprio è in questo caso maggiore di 0, quindi siamo assolutamente in questo range di possibilità. Quindi vuol dire che al posto di a ci mettiamo x, il limite quando n sempre tende all'infinito di. Tra l'altro nel testo qui non compare, se solamente la partenza, ovviamente n va da 0 all'infinito, lo aggiungo io nei testi, non. Il buon Salvatore non l'ha messo, non so se nel testo d'esame c'era, presente, la presenta o no, ma comunque non ha importanza. Allora, quindi avremo un infinito se x è maggiore di 1, 1 se x è uguale a 1, 0 se x è compreso tra 0 e 1. Dunque, vediamo un attimo di fare alcune precisazioni. Che carattere ha questa serie? Beh, prima di vederlo, io verificherei da parte, appunto, se vale la condizione, così no, alla portoghese, alla spagnola, se vale la condizione necessaria. Perché? Perché qualora
Cosa dice la condizione necessaria per la convergenza di una serie? Dice che se il limite, dice che la condizione necessaria affinché una serie sommi dia con n, dia con n è il termine generale, questo qua, converga, è che il limite dia con n quando n va all'infinito sia 0. Cioè vuol dire che, visto che questa è una condizione necessaria, se il limite non è 0 possiamo già dire che la serie diverge. Facciamo i vari casi. Nel primo caso, chiamiamo questo caso A, questo è il caso B, questo è il caso C, così da fare una prima bella scrematura, cioè fare una prima cernita, perché qui molte cose se ne andranno, molti casi se ne andranno. Caso A. Andiamo a vedere che succede facendo il limite quando n va all'infinito di a con n. A con n è pi greco mezzi meno l'arco tangente di x alla n. Allora, verrebbe sicuramente pi greco mezzi meno l'arco tangente di infinito, di più infinito in questo caso, no? N parte da 0, quindi più infinito. Ovvero pi greco mezzi. Effettivamente, meno pi greco mezzi, 0. Ci siamo. Quindi questo ok. Qui, in questo caso, caso A, vale assolutamente la condizione necessaria. Caso B. Non sto ancora stabilendo, non ho ancora detto che serie è e quindi non sto ancora dicendo che criterio utilizzerò. Caso B vuol dire che in questo caso questa tende a 1. Cioè, il caso B verrebbe il limite quando n tende all'infinito di... Ragazzi, come al solito tante volte che ho detto, fate sempre questa prova. Dia con n verrebbe pi greco mezzi meno pi greco quarti. Sono d'accordo, perché? Perché pi greco mezzi meno pi greco quarti? Perché verrebbe arco tangente di 1. Qual è quell'angolo in cui la tangente vale 1? È ovviamente 45 gradi, pi greco quarti. Visto che è pi greco mezzi, meno pi greco quarti fa pi greco quarti. Ma pi greco quarti è diverso da 0, posso dire che scarteremo assolutamente il caso B. Cioè vuol dire che se x è uguale a 1, di sicuro la serie diverge. Questo non ci piove. Vediamo infine il caso C. Io ho l'impressione che rimanga solamente il caso A da prendere in considerazione, perché infatti nel caso C, se andassimo a fare il limite quando n tende all'infinito di a con n, verrebbe pi greco mezzi meno l'arco tangente di 0, visto che x è compreso fra 0 e 1, ma l'arco tangente di 0, qual è quell'angolo in cui la tangente vale 0? È ovviamente 0. Pi greco mezzi meno 0 è pi greco mezzi, ma pi greco mezzi, come prima, pi greco quarti, è diverso da 0. Scartiamo anche il caso C. Quindi questa condizione vale solamente se x è strettamente maggiore di 1. Questo è importante, perché e se x è maggiore di 1 viene arco tangente di infinito, quindi significa sostanzialmente che se x è maggiore di 1, no? Ovviamente vale la condizione necessaria. Va bene. Ma allora a questo punto vi devo ricordare una relazione che potete trovare anche su Wikipedia, per esempio, assolutamente ottima. È possibile in pratica scrivere una relazione di questo tipo, arco tangente di x più arco tangente di 1 fatto x, con l'ipotesi che x sia assolutamente maggiore di 0. Va bene. Facciamo notare che x in questo caso è maggiore di 0, perché comunque parliamo di un esponenziale, la cui base peraltro è tra l'altro maggiore di 1, ma questa qualità è sicuramente maggiore di 0. Questo vale pi greco mezzi. Ma questa relazione dovreste conoscere, non tutti la conoscono, relazione che peraltro potete trovare anche su Wikipedia. Quindi in questo caso potremmo scrivere che il nostro termine generale della serie, che è pi greco mezzi meno l'arco tangente di x alla n, quando n tende all'infinito, è pari proprio all'arco tangente di 1 fratto x alla n. Quindi quello, quella quantità là, quella si può anche scrivere come somme, quando
Quando n va da 0 all'infinito, semplicemente di arco tangente di 1 su x alla n. Vabbè. Oh, quindi a questo punto il gioco è fatto, perché possiamo dire che utilizzando per esempio, quindi diciamo che una serie a termini dipendenti dall'andamento diciamo che possiamo dire che una serie a termini condizionati, dipendenti da come si comporta poi, da come è asintotico il termine generale. Il termine generale che è asintotico a somma, questa serie quindi diventa asintotica a somma per n che va da 0 all'infinito di 1 fratto x alla n. No? Perché quando x è maggiore di 1, questa quantità è infinita, 1 su infinito fa 0, l'arco tangente di 1 su x alla n si comporta come 1 su x alla n, e questo mi sembra abbastanza evidente. Questo è uguale appunto a somme quando n va da 0 all'infinito di 1 su x tutto quanto alla n, che trattasi sicuramente di serie geometrica di ragione 1 fatto x, e per la quale si potrebbe anche trovare la somma, non ci interessa in questo caso, quindi possiamo dire che per il criterio del conforto asintotico, qualora converga questa, convergerà anche la nostra serie di partenza, quindi anche quella lì. Vi ricordo che 1 su x in valore assoluto deve essere strettamente minore di 1, no? Dice così ma in questo caso non c'è bisogno di mettere il valore assoluto perché 1 è una costante positiva, x è maggiore di 1, quindi di sicuro è positivo, quindi possiamo tranquillamente notare come trattasi infatti di una serie a termini positivi. E 1 su x è maggiore di 1 quando 1 su x è minore di 1 quando x è maggiore di 1. Quindi x maggiore di 1 non è solamente la condizione necessaria per la convergenza, ma anche è anche la condizione che ci dice come la serie effettivamente converga quando x è strettamente maggiore di 1. Andiamo a scrivere a questo punto l'altro, in questo caso sabato risolviamo due esercizi, entrambi sulle serie. L'altro ugualmente è molto semplice, caro mio. Adesso non so se il tuo professore, caro Salvatore, abbia utilizzato la relazione asintotica, l'equivalenza asintotica, o magari il criterio del confronto. Io questo non lo so. Quello che ti posso dire è che però la serie converge per x maggiore di 1. Riscriviamo anche la seconda, che è questa. Direi anche questa abbastanza semplice. Quello che a questo punto mi verrebbe da chiedere, ma il docente da Palermo è sempre quello famoso che c'è anche su YouTube, del quale intanto, no, si dice sempre quello famoso del limite, di quel limite là con la razionalizzazione, è sempre quello? Lo chiedo agli amici della Sicilia, è sempre quello, ragazzi? Perché se è sempre quello, allora, cari ragazzi, siete abbastanza inguaiati. Sto scherzando. Allora, ecco qua. Anche qui, ovviamente qui, anche qui ci dicono che x è positivo, x appartiene ai dati positivi, e anche qui subito, prima di fare ogni tipo di considerazione, andrei a applicare un altro limite notevole, che è questo. Vi ricordo che il limite, quando n tende all'infinito, di n alla alfa, dove in questo caso al posto, mettiamo n alla x così ci atteniamo al testo, dove x è un valore reale, quindi parliamo della potenza, vale, attenzione, vi ricordo, vale più infinito di sicuro se x è maggiore di 0, e questo è il caso, vale 1 ovviamente se x è 0, vale 0 se x è minore di 0, e su questo credo che non ci piova, questo lo sapete tutti quanti. Noi siamo nel caso di x maggiore di 0, quindi vuol dire che visto che x appartiene a R più e siamo nel caso quindi di x positivo, vuol dire che questo termine qui è infinito. Andiamo a calcolare, quindi a verificare nuovamente la condizione necessaria. Condizione necessaria che ci viene andando a fare il limite quando n vale infinito, ci viene una forma indeterminata che è 0, perché abbiamo 1 su infinito 0 meno arco tangente di 1 su infinito che è 0, che è 0, arco tangente di 0, 0, 0, 0, 0, 0 per infinito. Quindi direi subito di ricordare come quando n tende all'infinito, l'arco tangente di 1 fatto radice di n, abbiamo già visto, si comporta, visto che quando n vale infinito, 1 su radice di n è un infinitesimo, e quindi possiamo dire che l'arco tangente di 1 su radice di n si comporta come 1 su radice di n, se volete anche mettendolo piccolo nel resto di PA, io in questo caso non lo metterei. Ma attenzione che facendo questo, persisterebbe questa tendenza a zero del termine tra parentesi tonda. Quindi
Quindi possiamo dire che questo può anche essere scritto ricordando che quando x tende a 0, l'arco tangente di x, adesso il vostro professore di Palermo, c'è il criterio di McLaurin, il criterio di Taylor, il criterio dell'asintotico, il criterio dell'infinitesimo, ognuno utilizza, io utilizzerei qua anche in questo caso il criterio del conforto asintotico, dicendo che l'arco tangente di x quando x è infinitesimo, che equivale a dire che l'arco tangente di un solo n quando n è infinito, sono comunque due termini infinitesimi, si comporta come x, se non mi sbaglio, meno x al cubo terzi. In questo caso possiamo mettere più o piccolo di x al cubo o di x alla quarta, francamente qui non è che... Faccio notare come, allora questo sarà 1 su 10 di n meno un terzo di 1 su 10 n al cubo, quindi 1 su n alla 3 mezzi più o piccolo di 1 su n alla 3 mezzi, no? Che la radice di n al cubo sarebbe una radice di, la radice di n al cubo sarebbe una radice di n al cubo, dove il cubo va anche all'esponente radicando, quindi n alla 3 mezzi. Va bene? Allora si può dire che quando n tende all'infinito, il termine fra parentesi, ovvero 1 fratto la radice di n meno l'arco tangente di 1 fratto la radice di n si comporta come? Di sicuro 1 fratto la radice di n meno 1 fratto la radice di n. Attenzione che c'è anche il meno davanti, quindi questo diventa più e questo ci fa capire come trattasi di una serie a termini positivi. Più 1 su 3 radice di n cubo, quindi n alla 3 mezzi, più o piccolo di 1 su n alla 3 mezzi. Direi che non esiste modo serio, questi due se ne vanno ovviamente, non rimango con un piccolo in mano che rimane questo, quindi posso dire che quando n va all'infinito, a con n si comporta come, dove a con n è non solo 1 fratto la radice di n meno la radice di 1 su n, ma anche per n alla x, si comporta come n alla x per 1 su 3 n alla 3 mezzi, ovviamente lo piccolo poi l'ho mandato via raccogliendo, ha fatto il comune 1 su n alla 3 mezzi, diventa un piccolo di 1 che è 0. Quindi possiamo dire che somme per n che va da 1 all'infinito di n alla x che moltiplica 1 fratto la radicale n meno arco tangente di 1 fratto la radicale n, tenendo presente che x è maggiore di 0, è solo per x maggiore di 0 questo termine tende a infinito, altrimenti avremo un termine o pari a 1 o pari a 0, si comporta come somme. Se volete posso mettere un terzo davanti, un terzo, questa la porto fuori, di 1 su n elevato a 3 mezzi meno x, no? Sarebbe n alla x meno 3 mezzi o 1 su n alla 3 mezzi meno x. Per il criterio del conforto asintotico vi ricordo che se converge questa, convergerà anche la serie di partenza. Questa, 1 su n alla 3 mezzi meno x, è chiaramente una serie armonica generalizzata, caro il mio Salvatore. Beh, sarete sicuramente accorti che converge solamente se l'esponente di n, cioè solamente se 3 mezzi meno x è maggiore di 1, no? Maggiore di 1, che vuol dire 3 mezzi meno 1 maggiore di x, che vuol dire 3 mezzi meno 2 mezzi, 1 mezzo maggiore di x, che vuol dire x minore di 1 mezzo, ovviamente anche maggiore di 0. Questo è l'intervallo x appartenente all'intervallo 0 1 mezzo, per x compreso fra 0 1 mezzo la serie converge per il criterio del conforto asintotico. Quando x è maggiore di 1 mezzo, se volete, non tutti lo vogliono questo, la serie di sicuro diverge. Quando x è maggiore o uguale di 1 mezzo, ovviamente, maggiore o uguale di 1 mezzo, per essere precisi. Caro il mio Salvatore, abbiamo risolto anche questi due esercizi su due serie numeriche che il tuo professore ha proposto, ne approfitto per scusarmi con i ragazzi che hanno seguito il video del sabato di 2 sabati fa, non quello del sabato scorso che riguardava la razionalizzazione, che riguardava la diagonalizzazione, ho fatto un lapsus, perché c'è stato un errore di montaggio mio, quindi il video non è montato in maniera corretta, quindi ci sono dei salti, mi scuso, alcuni me l'hanno fatto notare, li ringrazio per
la segnalazione, ragazzi, mi dispiace, nella fretta ho commesso questo errore e sapete che se siete esperti di caricamenti su YouTube non è semplice poi rimontarlo e a quel punto l'ho lasciato così. Chiedo venia a tutti coloro che con grande, insomma, aspettano con, come dire, grande enfasi, il venerdì sera vanno a dormire, chissà chi ci sarà domani, sto scherzando ovviamente. E quindi mi scuso. Prossimo sabato vi preannuncio, caro Salvatore, io qui, Salvatore, in questo esame dell'aprile 2018, quindi un esame veramente recente, propone due limiti, anch'essi parametrici, e appunto queste due serie con uno studio funzione, però munito anche di una richiesta con il tracciamento del grafico di una funzione integrale. Mi sono permesso di fare solo questi due, Salvatore, poi ovviamente se avrò il tempo, magari in futuro può darsi che risolva anche questi restanti. Il prossimo sabato proporrò invece lo studio della convergenza di un'integrale in proprio. Buon sabato, ciao a tutti.